Centro le visioni Florio Calandra. Ben trovati da Dario Pasta all'appuntamento con Phil Rouge News Sport del sabato, il TG sportivo nel quale andremo a presentare tutti gli impegni delle squadre siciliane nei vari sport nel weekend che è appena iniziato. Parliamo, iniziamo a parlare del calcio, lo facciamo con il Palermo, Palermo che scende in campo domani alle 15.30 al Barbera nella gara valida per i playoff, i Rosanero di Filippi saranno posti al Teramo, una partita molto attesa per conoscere... Come proseguirà, se e come proseguirà il cammino del Club Rosanero ha conquistato l'accesso ai playoff, ecco la prima partita, quindi vedremo, vedremo come eh, proseguirà il cammino del Palermo. Ricordo che eh, sul sito di Phil Rouge TV seguiremo con la diretta testuale il match del Barbera. Andiamo avanti, passiamo alla Serie D, si giocano anche le gare del campionato di Serie D. Girone I, andiamo a vedere appunto gli incontri in programma tra sabato, tra oggi e domenica. Oggi si gioca alle 15 una partita che rende Troina. Il resto delle, degli incontri si giocheranno domani con identico orario, ovvero alle 15. Iniziamo a leggerli: sono Biancavilla-Paternò. Città Novese Roccella, Ciriale Castrovillari, Sant'Agata riceve la visita del San Luca, Licata contro Gelbison, Marina di Ragusa contro Dattilo, trasferta del Santa Maria del Cilento che andrà a giocare in casa della CR Messina, in rotonda infine ospita l'FC Messina. Andiamo a vedere la classifica del girone I che è giunto come detto alla giornata numero 28. Al primo posto c'è la CR Messina con 59 punti, prosegue il duello davvero entusiasmante tra le squadre di Messina perché al secondo posto c'è la FC a quota 55, il Gelbison è terzo con 53, fuori dal podio vediamo il San Luca quarto con 47, Acirale 44, Dattilo 39, Biancavilla e Rotonda 38, il Licate al nono posto con 35 punti, Prefede Precede, Santa Maria del Cilento con 33, Troine e Paternò a quota 31, due squadre a 30 sono Castrovillari e Cittanovese. Sant'Agata 28, Rende 27. Marina Di Ragusa occupa il penultimo posto con 23 punti, chiude il Roccella con 15. Passiamo adesso a vedere il campionato di eccellenza girone A, perché oggi l'Akragas, la formazione grigentina che Fil Rouge TV segue in diretta con la trasmissione del match in diretta streaming, l'Acrogas oggi è impegnato nel derby in casa del Cus Palermo, anche in questo caso le telecamere di Filerrucci TV seguiranno in diretta via streaming il match. Andiamo a leggere le altre partite valide per la sesta giornata del girone A, come detto alle 16.30 in campo Cus Palermo e Acrogas, le altre partite si giocano domani tutte alle 16.30. Iniziamo a leggere. Cominciamo con Canicattì-Nissa, Folgore-San Ciro e Giorgio. La San Cataldese andrà a giocare sul campo del Mary, il Mazzara invece riceve il Marsala. Andiamo a leggere insieme la classifica del Giro e Vede due squadre al primo posto a quota 13 punti. Sono San Cataldese e Mazzara, poi Nissa 10, Acragas quarto posto con 8 punti il Mary e Cus Palermo 7, Canicatti e Folgore 4, San Giro e Giorgio 1 chiude il Marsala con meno un punto perché ne ha due di penalizzazione. Adesso iniziamo a vedere le gare dei campionati, dei vari campionati di basket, cominciamo con il match che vede in campo l'Orlandina andiamo a leggere il quadro della situazione per quanto riguarda la formazione siciliana impegnata nella serie A2, la seconda fase, il girone azzurro, gare che sono giunte alla quarta giornata. Si giocano tutte domani, sono tre, la prima alle 12, vedrà eh, sul parquet di cento la formazione Emiliana. Ricevere il Trapani alle 18 le altre due partite sono Pistoia Piacenza, il Mantova invece andrà a giocare sul campo del Ravenna. Passiamo alla Serie B. Sabato oggi si gioca Ragusa-Varese, recupero della sesta giornata della seconda fase. Al San Giorgese, invece, è il recupero della terza giornata della seconda fase. Domenica, invece, si giocherà Torrenova-Pavia e Crema-Vigevano, che sono recuperi dell'ottava giornata della seconda fase. Mercoledì in casa del Cuscaieri 48-67, c'è stato il recupero con Patti che conquista il quinto posto in virtù del vantaggio negli sconti diretti contro Nico, BF e Selargius. Questo piazzamento varrà la sfida di primo turno playoff contro Umbertide a partire dalla settimana prossima. Non ci sono partite in questo weekend. Bene, adesso facciamo una pausa, e chiudiamo con il basket, poi rientriamo in studio. Inizieremo a leggere gli altri campionati, lo faremo con la pallavolo. A tra poco. Bologna SRL, leader a Palermo nel settore del materiale elettrico civile ed industriale, è lieta di comunicarvi l'apertura del nuovo punto vendita Accademia Centro Illuminotecnica. Da noi troverete i migliori marchi dell'illuminazione tecnica e decorativa, reparto caldaie, climatizzatori ed energie rinnovabili. Vi aspettiamo a Palermo, in viale Regione Siciliana Nord Ovest 3422. Accademia, diamo luce ai vostri sogni. Bene, rientriamo in studio. Prima del volley, però, diamo spazio al calcio femminile. Andiamo a vedere l'impegno del Palermo impegnato nella Serie C femminile, girone D. Le partite sono arrivate alla diciassettesima giornata. Il Palermo, capolista in classifica, lo vedremo tra, tra poco, riceve la visita alle 15 del Chieti. Le altre partite si giocano tutte domenica. La prima è alle 11 con il Monreale che sfida il Crotone. Formello, Res Women alle 15. Stesso orario anche per Pescara, Lecce e Ternana Trani. Turno di riposo per Sant'Egidio. Come detto, andiamo a vedere la classifica. e Palermo, la formazione di Mister Licciardi, guarda tutte dall'alto: è al primo posto con 37 punti. Precede Chieti di, di due lunghezze. Poi, Res Women a quota 29 punti. Al quarto posto c'è Lecce con 27. Più staccate le altre formazioni, vediamo al quinto posto Ternana con 18, poi Trapani e Pescara 17, Formello 16, Monreale e Sant'Egidio al penultimo posto con 13 punti, chiude Crotone con 2 punti. Adesso iniziamo a vedere il volle, le gare in programma nel fine settimana, cominciamo con la 2 femminile, l'ultimo recupero di questa pool promozione, Marignano contro Acquesapone Roma, in influente per la classifica, in settimana la stessa Marignano ha superato 3 0 la sigel Marsala che chiude sesta e parteciperà così ai playoff promozione. Infatti andiamo a vedere la grafica della pool promozione, vediamo Roma appunto al primo posto con 64 punti, precede... Mondovì con 63, Valle 55, Macerate al quarto posto con 53, poi Pinerolo 52, La Siger Marsale sesta con 48, precede Sassuolo con 46, Soverato 43, penultimo posto per il Cutrofiano con 42, chiude il Marignano con 38. Passiamo adesso alla Serie B, al via finalmente, play playoff promozione di Serie B. In questa prima fase si affrontano a piazzamenti invertiti le prime quattro classificate del Girone L, originariamente in L1 ed L2. La Farm Up Palermo esordirà oggi alle 18 in casa del Fiume Freddo, con ritorno sabato prossimo al Paloreto. Pozzallo, Letoianni e Volle Catania Lamezia le altre sfide in campo oggi. Mercoledì si concluderà il programma di gara 1 con Reggio Calabria, Gupe e Catania. Andiamo avanti, andiamo a vedere quello che succede nella serie B2 femminile al via, anche qui i playoff di serie B2, con la stessa formula della B maschile. Gara di andata prevista per mercoledì 12 maggio. Ritorno a campi invertiti nel weekend. Adesso passiamo alla pallanuoto, pallanuoto in dubbio, eh, era in dubbio la partita con Posillipo per alcuni casi di contagio che purtroppo hanno attecchito la formazione partenopea, però purtroppo non è possibile giocare la partita, quindi è turno di riposo, possiamo dire così, per il Telimar. Andiamo a vedere la grafica. Vediamo pure che l'equipe Catania che mercoledì ha giocato il recupero in casa del Padova, conquistando tra l'altro un pareggio per 8 a 8, che conferma definitivamente la seconda posizione in classifica nel girone con una giornata di anticipo. Leggiamo pure che si gioca oggi alle 15, Pro recco Trieste, sempre per il round scudetto Girone e. Passiamo adesso al calcio a 5 con i quarti play-off Scudetto, l'andata è a Roma, il ritorno il 12 a Catania per quanto riguarda questo la Serie A2. Passando alla Serie A2 girone B si giocherà in gara secca Regalbuto a Cosenza per il primo turno. Vediamo qui che nell'altra gara valida per la prima fase della play-off promozione Scenderanno in campo anche Polistena e Bernalda, anche questo come vedete dalla grafica si giocherà in gara secca e poi le vincenti si scontreranno nell'atto finale di questa categoria. Bene, con questo è tutto. Ricordiamo che seguiremo anche eh, nella pagina di Filorouge TV i risultati di tutti gli sport che andremo a affrontare, sia il Palermo sia l'Akragas. Seguiremo anche con delle dirette testuali dei contributi video e anche di grafica. Ricordo che il TG Sportivo del sabato è del lunedì, nel quale andremo a rileggere i risultati delle partite che abbiamo presentato oggi, eh, li potete cliccare e eh, condividere sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram e rivedere per intero le puntate sul canale YouTube, sia della rassegna stampa e poi, come detto, degli approfondimenti di Filorugi News, ogni giorno dal lunedì al sabato alle 12 e alle 18. Ricordo anche che nel palinsesto di... Filorouge TV, eh, ci sono due format davvero molto leggeri e divertenti. Il martedì, il giovedì e il sabato, con la conduzione di Jessica Fede. Quindi, oggi alle 17. Eh, C'è Scoop, un format leggero e divertente nel quale andremo a rileggere e a commentare le notizie più eh, curiose della settimana raccolte dal web con contributi di grafica e video, nel quale appunto andremo a vedere un po' tutto quello che è successo nel web. Nel palinsesto di Filrouge TV trova spazio anche eh, Babbio, il format leggero e divertente con la conduzione di Marco Livigni e Mirko Speciale, due volte a settimana, il martedì e il giovedì alle 21, un contenitore davvero divertente nel quale con scherzi telefonici a marcord degli anni 80 e 90 si andrà un po' a rivedere a ricommentare la movida di quegli anni. Con questo è tutto, vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione di Filorugio News è oggi alle 18, avremo in collegamento un pediatra e andremo ad affrontare la tematica che riguarda appunto il momento difficile che stanno attraversando anche i bambini nel difficile momento storico del Covid. Con questo è tutto, ringrazio Alessandro Rinaudo che ha curato la parte tecnica, grazie e buon proseguimento di giornata.